Eccoci qua, carissimi amici, ultimi sforzi di Marvin Tour in Toscana e niente, insomma, oggi domenica 9 agosto, giornata caldissima, però non si poteva appunto fermarsi due giorni in più appunto qua in Toscana per portare a casa questa chicca qua, Guardate qua, vi faccio vedere il retro di un camion abbastanza importante, nel senso che non se ne trovano praticamente quasi più. E niente, sono qua in compagnia con il bravissimo Sauro, che adesso si presenta a questo camion che sta situato in un vivaio. E niente, Sauro vieni con me, eccoci qua, iniziami un po' a raccontare, Sauro, intanto che vienimi dietro, intanto che appunto andiamo sul camion qua, eccolo qua, ragazzi appassionati di vecchi camion, guardate qua adesso che delizia che vi regalo, sono qua con Sauro. Proprio sul camion non ci si batte, ma insomma siamo abbastanza vicini. E niente, caro Sauro, qua abbiamo un pezzo particolare, abbastanza non si vede più ormai. Io penso che ce ne sia pochissimi, forse ti ripeto, collezionisti di nominati che ce l'hanno, io ne ho visto uno appunto nelle zone del Mantovano, ma non ce ne sono. Non è in buone condizione, ma insomma si può probabilmente sempre riportare a un certo livello. E niente, in questo momento vi illustro qua in compagnia di Sauro, illustro un'auto Bianchi Scaligero 47 che probabilmente è fine anni 50, giusto? Fine anni 60. Eccoci qua, cari amici, adesso ve lo faccio vedere per bene qua, perché appunto è fermo da un bel po' di tempo, si parla del 1978. Era un cassonato con imperiale. Intanto ci gustiamo tracce di Renault 4, ma non è questa il vero protagonista del filmato. Eccolo là, guardate là, ragazzi. Eccolo là, da lontano possiamo vedere appunto questo auto Bianchi Scaligero 47 che il bravo Sauro avrebbe ancora intenzioni, insomma, di rivederlo almeno una volta funzionante. Forse anche funzionante. Ecco sì. Sì. E caro Sauro, qua raccontami un po' la storia di questo camion, nel senso lo usava la famiglia, il papà, vero? L'aveva comprato, sì, ne aveva comprati diversi, erano diversi fratelli e comprarono diversi di questi camion, però questo è rimasto. Mi avevi detto che avevano comprato quattro modelli di questo tutti, camion qua? Tutti uguali. Cambiamo il colore, ma era tutto uguale. Eccoci qua, E niente, qua il bravo Sauro, ripeto, ci ha detto che è fermo dal 1978, intanto guardate con l'imperiale. Ecco, è rimasto qua l'unico, perché gli altri non sono più. Dei quattro è rimasto l'unico superstite, e ripeto, è qua fermo, e qua il bravissimo Sauro. E bisognerà tenerne di conto per un altro po'. Esatto, e qua il bravissimo Sauro ha detto che insomma uno dei suoi sogni sarebbe quello di rimetterlo, insomma, di dargli un'altra vita, ecco. Perché appunto, ripeto, intanto è dotato di tutti i pezzi. Vabbè, gli specchietti, quelli si possono anche recuperare, sì. Ma più o meno ci sono. Ecco qua, Probabilmente gli interni, i sedili, insomma, si possono ancora recuperare, oppure... Come sai bene, i rami di una volta erano tutti abbastanza ferro. Ecco, vi faccio vedere un po' qua l'interno. Eccolo là. Vediamo il posto guida destra. Te, Sauro, l'avevi proprio guidato, vero, questo camion? L'ho proprio guidato. Ecco qua, L'hai proprio guidato. E come ti sembrava al tempo? All'epoca mi sembrava tanta roba. Tanta roba? Aveva una guida morbida, dura, come te la ricordi? Dura? Accidentata. Eccoci qua, Aveva le ridotte, sto camion. Aveva le ridotte. Le mezze marce. Ecco qua, Qua ci sarebbe appunto ancora il suo fregio Scaligero 47. Era un 47 orientale. Eccolo qua, e niente, insomma, eccolo qua. Adesso vi faccio vedere l'altra traccia di camion, che è, ripeto, un po' nascosto, fermo da tanti anni qua, eccolo qua, Come vedete qua c'è ancora il suo fregio auto Bianchi, che anche questo non è proprio facile trovarlo. Ecco qua. Saluto un po' tutti gli appassionati di vecchi camion, saluto un po' Giorgio Grizzi, che è un po' colui che mi ha dato la passione dei vecchi camion, che ho detto qua al bravissimo Sauro, se un indomani lo dovessi rimettere in strada, come parte burocratica ti indico delle persone che possono darti dei consigli, soprattutto è quello, la parte burocratica, per rimetterlo appunto, praticamente i libretti, hai detto che hai i libretti, giusto? Ma ora io penso, all'epoca furioso mi sembra le targhe solamente, ma bisogna che guardi per bene. Esatto, per cui comunque speriamo appunto che
qua i nostri amici qua. Ma comunque ci si terrà in contatto. Sì, sì. Io ti do dei numeri di telefono appunto che chiedi a loro qua, eh. Hai il parabrezza un po' crepato, forse lì, ma dai, forse. C'è un parabrezza crepato. Almeno a vedere mi sembrava. Della guida, sì. Eccolo là, eh. E niente qua ragazzi. Il vetro penso sia forse. Sì, quello si può ancora secondo me, eh. Devo farvi vedere il motore, adesso vi faccio vedere il suo motore. Qua. È veramente appassionato questo ragazzo. Eccolo qua, qua è il suo motore. E niente qua, appassionati qua di vecchi camion, insomma uno scalisero, ripeto, non è facile trovarlo, eh. Stefano, qua siamo a 35-36 gradi sotto il sole cuocente, però insomma intanto lo scalisero lo portiamo a casa anche noi. Qua come vedete sì, la cabina presenta appunto qualche traccia qua di usura, però ripeto il camion è completo e non vedo una. Non vedo un'operazione difficile, ecco. Ci vuole pazienza, qualche risorsa e niente, insomma, non farlo neanche perfettamente, come dicevo, ecco, però l'importante è mantenerlo, ecco qua. Un po' meglio di ora. Esatto. Metterò il coperto sicuramente. Sicuramente gli farebbe tanto. Sì. Ecco qua, poi con l'imperiale, ragazzi, insomma, anche questo è una storia. È una storia. Qua facciamo vedere il cerchio qua. Per gli appassionati qua saluto Giuliano Bologna, che è un appassionato di dettagli, che mi dice sempre di prendere il cerchio, il mozzo. Eccoci qua, eh. Basterebbe, ma chissà, magari con una batteria partirebbe anche questo, se si trovassero le chiavi. E niente, insomma, eccolo qua. Le chiavi ci saranno. Ci saranno, dai. Ci sarà il motorino bloccato, ci saranno diversi componenti, ma insomma può ripartire. Insomma, io come io dico, sono fiducioso. Se anche no, io non sono lo fiducioso, no, anch'io sono fiducioso. E niente qua, carissimi, vi ho fatto vedere qua questa traccia di rarità vicino a questa Renault 4, che era l'auto del nonno, del papà, mi dicevi? Ecco qua, auto chiaramente da battaglia dei vivaisti, insomma, giustamente, bravo, ecco bravo. Qua, proprio l'auto da battaglia. E insomma, guardate qua, saluto l'amico Jonathan, saluto anche l'amico Jonathan che è qua in queste zone, gli sarebbe piaciuto anche lui vedere sto camion oggi, ma non è potuto forse venire. Forse lo vedrà quando è sistemato. Esatto qua, ma no, passa qua perché è qua di Aliana. E niente, insomma, eccolo qua, eh? Spettacolo. Ecco qua, e niente, Sauro, vai lì, dai, vai lì vicino al camion, fammi una battuta. Una battuta, e probabilmente ci si ritroverà un po' più qua e vedere se il mezzo è più funzionale. L'importante è comunque te ci tieni al camion, è questo, vero? Sempre. Sei un appassionato di camion. Sempre. Ecco. Grazie Sauro, e niente, anche Stefano, vai lì, dai, insomma, qua, eh. Andiamo qua a Stefano che prima mi ha fatto vedere lo Scania 143, questo non sarà il 143, no, però comunque però è un pezzo importante. Sì. Ecco qua, grazie mille a tutti, spettacolo, tutti, ecco qua, portato a casa anche questo, traccia di vecchio camion. Alla prossima salutiamo la Zo e tutti gli appassionati di vecchi camion. Dal Circolo Italiano Camion Storici, alla LAM, a Leiter, ai Camion Nord-Est, eccetera, eccetera, tutti quanti. Spettacolo, Cristiano Politi, poi, appunto, che è un maestro di queste cose. Ciao a tutti!